di questa serie numerica, che chiede la condizione alla fine di convergenza legata, diciamo, al beta di questa serie numerica. Non è una serie particolarmente complicata, però necessita di una quantità di conti non indifferente. Adesso vi farò vedere. Di n al valore assoluto di beta meno 7, seno di radice di n alla quarta più 1 meno n al quadrato. Vedete che c'è una parte anche, diciamo così, trigonometrica. Allora, essendoci un valore assoluto, si comincia a dividere la serie in due. Cioè, se il valore assoluto, ossia beta meno 7, è maggiore di 0, ossia beta maggiore di 7, la nostra serie numerica diventerà questa. Ok? Quindi, per convergere, entrambe le serie dovranno convergere, come ben capite. Seno di radice di n alla quarta più 1 meno n al quadrato e beta meno 7 minore di 0, sia beta minore di 7, la serie diventerà n da 1 più infinito di n alla 7 meno beta, cioè cambiamo segno a valore assoluto come è normale, no? Radice di n alla quarta più 1 meno n al quadrato. Allora, cominciamo ad analizzare la prima serie. Prima serie troveremo che allora cominceremo a razionalizzare questo valore all'interno della serie, perché non, così messo così com'è non va bene. N beta meno 7 per, allora moltiplichiamo, cioè, vabbè, scriviamo così. Allora, seno di, allora il numeratore e il denominatore al fine di, allora, vi faccio vedere tutta la razionalizzazione, diciamo così, in modo preciso, così è più chiara per tutti. Moltiplichiamo sopra e sotto per il monomio cambiato di segno, di modo tale n alla quarta più 1 più n al quadrato. Perfetto. Allora, alla fine troveremo n alla beta meno 7 per seno di che cosa? Beh, allora è sopra il prodotto notevole, per cui resterà n alla quarta più 1 meno n alla quarta, che diventa prodotto notevole. E sotto, per n, ecco, attenzione, adesso valuteremo, no, ovviamente, allora sopra vanno via n alla quarta più 1 più n al quadrato. Allora, il metodo consiste sempre in quello di valutare per n che tende all'infinito, cioè metodo dell'asintota, no? Per vedere cosa accade. E dopo valuteremo la funzione che ne resta alla fine, cioè la funzione e quindi la serie numerica. Allora, all'infinito, diciamo fra n alla quarta e l'1, resta n alla quarta, che sotto 10 diventa n al quadrato. Per cui per n che tende all'infinito, no? La prima serie diventa n beta meno 7 per la funzione della prima serie, per seno di 1 fratto. Allora avremo 2 n al quadrato, bene. Cioè un n al quadrato viene da qua, un n al quadrato viene da qua. Bene, sempre per n che tende all'infinito, come ben sapete, si può anche scrivere in questo modo, cioè facciamo il limite notevole del seno. Perché si può fare? Perché questa quantità, cioè questa funzione, tende a 0 per n che tende all'infinito. Quindi si può applicare il limite notevole. Lo applichiamo. Ok. Perfetto. Applicato il limite notevole. Questo qua, sta parte di funzione vale 1, no? Vale 1. Quindi la semplifichiamo. Ci resterà quindi n alla beta meno 7 fratto 2n al quadrato, quindi alla fine resterà, portiamo tutto sotto, 1 fratto il 2, lo possiamo portare fuori, non importa, non mezzo, ce ne frega niente, avremo n alla 2 meno beta più 7, quindi alla fine ci troverà un mezzo sommatoria per n che va da 1 a più infinito di 1 fratto n, beh, n che cosa? Beh, alla meno beta più 9, direi. Perfetto. Quindi questa condizione, cioè questa prima serie converge. Allora, eravamo nel caso di beta maggiore di 7, già stabilito all'inizio per questa serie, e anche se che beta più 9, come ben sapete, a questo punto deve essere ovviamente
maggiore di 1, quindi risolvendo il sistema beta maggiore di 7 meno beta maggiore di meno 8, quindi avrete beta maggiore di 7, beta minore di 8. Allora il risultato, se voi fate un piccolo schemino, beta maggiore di 7, beta minore di 8, la soluzione di questo sistema è beta compreso fra 7 e 8. Ok? Quindi la prima condizione che ci dà la prima serie è questa. Andrà unito chiaramente alla condizione sulla seconda serie, cioè la seconda serie, ricordo che era per beta minore di 7, era la serie che va n da 1 a più infinito, di n alla, andiamo a vedere, n alla 7 meno beta, alla 7 meno beta, per il seno, il seno di radice di n alla quarta più 1 meno n al quadrato. Allora, tutto il ragionamento fatto per il seno vale anche in questo caso, non cambia assolutamente, cioè si va a valutare ancora per n che tende all'infinito dove va, cioè che funzione otteniamo da questo seno, ok? Ed è la stessa cosa di prima, quindi non ha senso neanche mettersi a fare altri mille calcoli identici, quindi la serie diventerà n che va da 1 a più infinito, diventa n alla 7 meno beta, fratto, quindi un mezzo davanti, n al quadrato, ok? Quindi alla fine diventerà un mezzo, sommatoria per n che va da 1 a più infinito, di 1 fratto n alla 2 meno 7 più beta, quindi diventerà un mezzo, sommatore n che va da 1 più infinito, di 1 fratto n alla beta meno 5, ok? Anche questa è una serie armonica generalizzata che converge solo se... Allora, questo qua era per beta minore di 7, perdono, scusate. Se beta meno 1, meno 5, scusate, è maggiore di 1. La regola per le armoniche generalizzate, il valore di alfa, no? Deve essere maggiore di 1, cioè l'esponente dell'n, ok? Bene, quindi beta deve essere maggiore di 6, facciamo il nostro schemino, quindi 6, 7, allora il primo minore di 7, il secondo maggiore di 6, il risultato è qua in mezzo, cioè la condizione che otteniamo da questa seconda serie è che beta deve essere compreso fra 6 e 7. A questo punto va unito la prima, ma non bisogna dimenticarsi un'altra cosa, cioè il valore che annulla il valore assoluto. Cioè il nostro valore assoluto era beta meno 7, no? Avevamo detto, abbiamo distinto due casi, cioè beta maggiore di 7 e beta minore di 7. E se beta è uguale a 7? Punto di domanda, e proviamo. E se beta è uguale a 7, noi ci troveremo una serie che è fatta in questo modo, ovviamente. Allora, n alla 0, perché annulliamo il valore assoluto, per seno di la solita radice di n alla quarta più 1 meno n al quadrato. Ok, ma gli stessi ragionamenti, questo qua, allora n alla 0 vale 1. Per il seno si può fare il solito ragionamento, quindi alla fine otterremo, come già visto, 1 fratto solo 2 alla n. Risultato, la nostra serie diventerà in questo caso sommatoria che va da 1 a più infinito semplicemente di 1 fratto n al quadrato. Questa è la serie armonica generalizzata con alfa maggiore di 1 e quindi converge. Cioè questa è maggiore di 1 e quindi è convergente. Di conseguenza il nostro intervallo risolutivo sarà beta compreso fra 6 e 8. Perché andiamo semplicemente ad unire il risultato dell'ultima di beta uguale a 7 con gli altri due risultati, ok, che sono beta compreso fra 7 e 8 e beta compreso fra 6 e fra 6 e 7, vedete, eccolo qua, ecco qua. Bene, adesso andiamo a vedere nelle soluzioni se c'era questa eventualità. E domanda, e il valore 7 valore 8? No, il valore 7 valore 8 non vanno bene, perché vi spiego anche il motivo, perché
perché comunque lasciando l'n iniziale, okay, lasciano questo n, che semplificato con quello sotto resta la serie di questo tipo, okay, alla 1, che non converge. Quindi i valori 7 e 8 vanno esclusi comunque. Vanno esclusi. No, tanto per precisare, niente di particolare. Quindi la soluzione della nostra serie numerica è questa qua.